Raggiunto il limite delle 1.330 famiglie che potranno beneficiare del buono all'interno dell'iniziativa Io compro Nisseno, così come racconta la vice sindaca Grazia Giammusso, iniziativa per la quale l'amministrazione comunale aveva destinato 100.000 euro utilizzando le somme del Fondo di Sostegno Economico Sociale. Chi ha ottenuto il buono elettronico di 75 euro potrà dunque spendere la cifra assegnata dal 15 luglio al 31 dicembre di quest'anno, recandosi negli esercizi commerciali presenti nell'apposito elenco. Da subito si è proceduto e quindi i cittadini hanno aderito all'iniziativa, pertanto già i voucher sono stati tutti quanti assegnati. Significa avere 100.000 euro di liquidità all'interno della nostra città e sono tutti voucher spendibili all'interno della lista degli esercenti e delle associazioni che hanno aderito. Attualmente le attività che hanno aderito, secondo l'ultimo aggiornamento pubblicato relativo al 29 giugno, sono 24, ma potrebbero aumentare dato che è ancora possibile presentare la richiesta. L'iniziativa si rivolge alle associazioni culturali, sportive e dilettantistiche, pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, cinema e teatri, servizi alla persona, commercio al dettaglio, artigianato, ma non nelle attività che rientrano nella grande distribuzione o che si occupano di articoli elettronici, informatici e telefonia. Per quanto riguarda questa lista, proprio dedicata agli operatori, questa è ancora aperta, è valida fino al 31 di dicembre, pertanto, è anche un invito a quanti vogliono aderire ancora all'iniziativa a poter accedere nel sito del comune appunto per dare il proprio consenso e quindi ricevere, questi buoni. Buoni che sono frazionabili, ricordiamo ancora una volta, che si possono spendere, per acquistare, nei negozi commerciali, ma anche nelle associazioni culturali, quindi nelle palestre, nei teatri, e quindi è un buon modo per promuovere il nostro territorio. L'amministrazione è sempre attenta a tutte quelle forme di incentivi e di valorizzazione, quindi anche sotto questo ambito, pertanto vaglieremo qualsiasi proposta in tal senso.